Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Dead Cells 4 Oblivion. Allora, in questo episodio avevamo cominciato a esplorare le caverne di acque veloci che si trovano qui, grotta di acque veloci, e adesso c'è un'altra grotta. Andiamola a fare. E stacchiamo l'EMB. Voglio vedere se riesco a fare un terzo video per la domenica, ragazzi. Vediamo se ce la faccio con il tempo. Ve lo porto. Così riesco a coprire quasi tutta la settimana. Voi pompate con le visual. Voglio vedere un botto di visualizzazione, perché non appena comincerà la serie su Skyrim. Grotta vuota. Ok. E qui? Adesso, scusate il rumore delle moto, ma non ci posso fare nulla, non dipende da me. Dovrei chiudere la finestra, ma c'è troppo caldo. Sì, perché qui in Sicilia c'è caldo. Non me ne abbiate a male. Controlliamo invece se ho malattie. No, ok. Abbiamo quasi tutto. Grotta vuota. Cioè, nello scorso video abbiamo fatto due dungeon. Ed erano due rovine elfiche in questo video. Ok. Non so se sono vampiri. Ragazzi, vi ricordo come affrontare sti boss. Sono vampiri. E dai, e cadi. Ok, quello è andato. Andiamo con lui. Allora, quando combattete contro questi bastardi di vampiri, cercate di farli cadere. Cosa significa questo? Uno, due, tre. Aspettate anche un pochettino, il tempo che si ricarica l'attacco. Perché i vampiri sono veramente dei bastardoni e cattivoni. Gemma dell'anima più vuota, ottimo. Osso. Ma noi ne abbiamo uccisi due. Qui ci sono sei tombe. Ne mancano quattro. Cioè, sarebbe fighissima sta cosa. Terrò il conto. Fare il conto delle tombe. Allora, mi aspetto sei nemici. Più il patriarca. Stessa cosa. Vedete, già lei è morta, ma non lo sa. Non so se esiste sta bagascia. L'oggetto non ha abbastanza carica. Questa era difficile. Attenzione, c'è un altro. Ecco qui. Uno. E utilizziamo subito. E dico subito. Questa cosa. Ok, è caduto, è caduto. E questa è la cosa importante. Vampiro esploratore. Già siamo a 4. Ok. Baffiamoci subito. E cazzo. Zombie spaventoso. Cosa vuoi fare? Muori. Ok. Quattro vampiri li abbiamo eliminati. Allora, visto che abbiamo ancora l'effetto di fortifica magica, direi di usarlo. Uno. Infatti, vedete come sale la magica in maniera veramente vergognosa. Ok. Devo fare anche un'altra cosetta, altrimenti non ce ne usciamo. Ok. Andiamo. Ok, lui è morto pure. Madonna, me il conto l'ho mandato a fanculo. Naturalmente gli incantesimi di fuoco gli fanno veramente male. Molto male. C'è grotta vuota e ci sono i vampiri. Vicino la città, naturalmente. Oh, un altro martellozzo. Che serve? Raccattate i martelli. Non vi dico di portarne 10 su via.
Ma per evitare un po' di stress è la cosa migliore. Ok. E qui ce ne sono due. Attenzione, sempre stesso discorso. Uno. Lui cade e noi lo puniamo. Cosa molto importante. Usate un cura malattia non appena terminate la missione. Ok, questo era molto banale. Ci sono piccoli accorgimenti che però possono fare la differenza tra diventare un vampiro e quindi andarvi a rifare una quest a bestia. Oppure no. Ok, adesso evochiamo anche il nostro compagno. La mana si ripristina abbastanza in fretta. E naturalmente in questo caso io non utilizzo il pugnale se non in situazioni proprio estreme. Ok, vediamo se l'abbiamo finito sta grotta. Quasi. Quasi. Quindi un cura malattia è importante. O meglio, prima di dire quasi. Oh! Il patriarca, questo è il boss, tra virgolette. E io gli ne casto tre. Lui cade. E trasformiamo un patriarca in un coglione. Infatti lui qui c'ha la sua tomba, comunque è super Giuseison. Elmo Dimitri, a chi serve? Perfetto, anche questa grotta l'abbiamo espugnata. Abbiamo purgato i nemici. Portato la pace. Cosa fare subito? Proprio il primo pensiero è questo. Andate qui. Mi prendete una pozione con la malattia. Perché non so se ce l'ho. Vediamo. E infatti. Ho questa emofilia porfica. Se ne deve andare. Cioè voi pensate. Vabbè. È un sotto energia 5. No. Questo è il vampirismo. È vincula. Vincula a bestia. Quindi non costa tanto. Un cura malattia 28. Cura veleno. Ormai so che costa 28 ed è qui. In questo modo siete guariti. Ok, ma forse nemmeno ci hanno colpito. Vabbè. Usciamo. E ci salutiamo. Lo so, è venuto un video bello breve, però ci sta. No, sto tornando indietro, cazzo. Dobbiamo andare dritto a destra e a sinistra. E cerchiamo il nostro prossimo luogo da esplorare. Sempre stesso discorso. Tenete i buff sempre alzati. È un compagno, dovete averlo per distrarre i nemici oppure scoprire i nemici. Questo è il mio setup. Ok, grotta vuota l'abbiamo fatta. Dove andiamo? Tiriamo dritti. Voglio arrivare fino a qui. Vediamo se troviamo un altro luogo. E lo andiamo ad esplorare nel prossimo episodio. Sembra se ce la faccio a registrarlo. Però la vedo difficile, ragazzi. Troppi, 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 troppi impegni. Vediamo se è caduto. Ok. Ci siamo buffati. Il nostro compagno naturalmente ci abbandona al nostro destino. Grazie, coglione. Proviamo ad andare qui. L'ho salvato così mal che vada. Se non troviamo nulla, vado a ricaricare la partita. E c'è un cancello di oblivio. Oh mio Dio. Prossimo episodio, cancello di oblivio. Yes, lo vedo da qui. Salvataggio. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate like, commentate e condividete. E noi ci vediamo col prossimo episodio di Elder Scrolls 4 Oblivion. Alla prossima.